Dicevo, ci siamo trovate queste skin e io le vorrei provare. Vediamo se funziona. Funziona anche con Raptor Tech. No, vabbè! No, vabbè! No, è bellissimo! È bellissimo! Cioè, è praticamente il Raptor della nuova serie animata di Ark. Quetzal! Due Quetzal! Due Quetzal! Due Quetzal! Alleluia, ragazzuoli! Ci è voluta un'eternità. Un maschio 50. Ok. E la la la. Una femmina 112. Ciao femmina 112, stiamo arrivando. Ah, per fortuna il Quetzal è lentissimo, quindi gli stiamo dietro proprio molto tranquillamente. Non devo neanche accelerare. Oh no, è successo di nuovo questa cosa. Che siamo tipo bloccati sopra le bestie. No, che pizza. Ma perché ci succede sempre questa cosa? Ciao piccolo Paratech. Ma guarda come sei bellino, tutto blu e azzurro, verde acqua. È carinissimo, mi piace molto molto. Vediamo quindi di iniziare i preparativi per far nascere i piccoletti di Rospino. Ci saranno i girini, che bellini, che bellini. E per costruire la nostra meravigliosa casa sul Quetzal, voglio fare qualcosa di un po' bellino a sto giro. Allora, finalmente siamo tornati alla base con il nostro Quetzal. Però io mi sono appena ricordata, cioè mi sono ricordata, ho sbloccato l'engram per potergli fare la sella con la piattaforma. E ci siamo resi conto che ci servono tante perle e noi non le abbiamo. Ma non importa, siamo pronti ad andare a caccia di perle. Ho trovato dei video su YouTube che indicavano molto chiaramente delle zone dove poter trovare tante tante perle senza bisogno di immergersi sott'acqua. E la cosa è bella assai. Quindi noi seguiremo questa strada, anche perché ho provato a derubare un pochino di castori, però ce n'è veramente poche nelle tane dei castori e quindi ci metterei l'eternità, no, no, no. Quindi andiamo a raccoglierle in questi posti meravigliosi. Un Quetzal! Allora, la zona dovrebbe essere più o meno questa. Aspetta, 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 che c'è un Quetzal di un colore bellissimo! Ma perché vola così basso? Fammi vedere che livello sei, Lillo. Ma non mi ricordo se quello che abbiamo a casa è maschio o femmina, dannazione. Dove sei? Vabbè, a livello 45, dai. Oh, ma che bellino, che bei colori. E aspetta che mi è sembrato di vederne un altro tech. Ma perché stanno volando qua in mezzo, così bassi? No, ne ho visto però con la coda dell'occhio. Ne ho visto uno tech tutto rosa per un attimo, dannazione. L'ho perduto. L'ho perduto per sempre, oh mio Dio. Non so neanche se abbiamo abbastanza dardi. Mi sa che li ho lasciati sul grifo. Quindi anche volendo non lo posso buttare giù. Oh, che sfiga immane. Tu non ne hai cripto, vero? No, ovviamente no, bene. Vabbè, allora niente. Ci concentreremo sulla raccolta delle perle. E poi eventualmente torno qua armata di tutto punto con il grifo e andiamo a cercare il Quetzal Tech. Così continuiamo la raccolta e la collezione dei tech. Zebro, che sfiga, fa saperlo che erano qui. Non pensavo volassero così bassi. La zona dovrebbe essere questa, in teoria. Sì, se non sbaglio è questa. Ok, perfetto. Allora, facciamo un attimo fuori il Baryonyx. Scusi, signore. Salve, sì, lo so, l'ho fatta arrabbiare. Casa sua c'ha anche ragione, però abbia pazienza, mi servono le perle. Dovrebbero essere qua in acqua. Questa? No, a me questa sembra una pietra normalissima. Aspetta. Ah, eccola, eccola, eccola. Ah, ma non le posso picconare? Mi ricordavo di sì. Ah, le posso solo prendere così. Però 40, buono. Ok, ok. Fammi vedere che non ci attacchi niente nel frattempo. Soprattutto le sanguisughe. Ah, peraltro, poi mi sono ricordata di togliere la sanguisuga dal tilacoleo come mi avete suggerito. Effettivamente c'era tra le opzioni della bestia la scelta proprio rimuovi sanguisuga. E quindi gli abbiamo rimosso la sanguisuga perché altrimenti mi avete detto giustamente che povera bestia soffriva assai e soprattutto ci moriva se gliela lasciavo attaccata, poverina. Quante ne abbiamo raccolte? 283. E per il Quetzal ne servono... 220, perfetto, siamo a cavallo, ottimo. Pensavo di dover girare molto di più per raccogliere tutte le perle che ci servivano. E invece abbiamo fatto anche relativamente in fretta. Poi lo so che si sta avvicinando San Valentino, ma a sto giro non penso riusciremo a fare un episodio dedicato all'evento perché... aspetta, Stegotech, Stegotech. Per il semplice fatto che ancora non ho la connessione, sto giocando offline. È l'ultima volta che Ark, per sbaglio, mi ha fatto l'aggiornamento.
utilizzando il telefono come router ci è voluta un'eternità, ci ha messo un botto di tempo, tipo ore, ore e ore. Ciao piccolo Stegotec, oh sei di livello 14, però sei di livello proprio schifo schifo. Però sei carino. Vabbè, in un altro momento, perché adesso voglio farmi la base sul Quetzal. Poi dopodiché ce ne andremo a Zonzo per la mappa con il Quetzal e cattureremo tutte le bestie direttamente dal Quetzal, così ogni volta non devo fare avanti e indietro dalla base. Perché comunque questi viaggi interminabili stancano un pochino l'anima, ecco. E ci manca anche la fibra, dannazione. Dovremmo andare a prendere un Terizino il prima possibile, che se non ricordo male lui con la fibra se la cavava molto molto bene e ci risparmiava un sacco di lavoro a manina. Col metallo siamo a posto. Fammi vedere quant'è che ne serviva. 400 di fibra, ma porca puzzola, quanto siamo? Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, 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 perfetto, perfetto. Stavo continuando a raccogliere per nulla. Ah, oh, e finalmente ci possiamo fare la base per il Quetzal. Alleluia, alleluia. Peraltro, per fare la base sul Quetzal... Mi fai passare, grazie, ok. Per fare la base sul Quetzal volevo utilizzare la Osocraft, quindi per costruire sulla bestiolina qui, a breve ce ne torniamo nell'altra base vicino alla zona con i cristalli azzurri. Così costruiamo con la Osocraft, voglio vedere cosa viene. Allora, ti aumento il peso, tesoro. Ti aumento tanto il peso, tutto peso. Anche me piccolina, me la ricordavo un po' più grande. Vabbè, non importa, l'allarghiamo col trucchetto dei tetti. Sperando che funzioni con la Osocraft, ma spero di sì, cioè penso di sì. Allora, direi quindi che è arrivato il momento finalmente di far accoppiare i nostri rospetti. Cioè, ma guarda che bellino che c'ha, tipo, la cristina verdina sul muso. Ma guarda che tenerezza, anche sopra gli occhietti, tipo sopracciglia. Anche tu, verdino. Oh, ma come siete bellini. Per essere dei rospi siete molto carini. Allora, noi qua dovremmo avere un po' di materiale che ci è avanzato dalle precedenti costruzioni. E la peppina, sì, perfetto. E abbiamo anche le fondamenta. Ottimo, ottimo, perfetto. Non avevo assolutamente voglia di andare a raccogliere. Allora, vediamo un pochino. Direi che possiamo costruirgli un'area dove poter produrre tanti piccoli girini adorabili. Cosa c'hai, Ginetto? Mi stai morendo di qualcosa ma non capisco cosa. Acqua, c'hai sete. Guarda, siamo vicino all'acqua. Ora ti ci affogo se vuoi. Speriamo non arrivino sanguisughe. Grazie, vorrei evitare. Fammi riempire tutte le borracce che Ginetto ci sta morendo fisso di sete. È abbastanza alta l'acqua qua per i girini? Sì, decisamente sì. E allora niente, direi che possiamo fare una cosa tipo così. Aspetta. Ok, una piazzata. Niente di troppo gigantesco, tanto non penso gli serva chissà quale spazio, voglio dire. Allora, aspetta che senza le pareti non mi riesco a rendere bene conto di ciò che stiamo combinando. Ok. Però ci sono un sacco di buchi qua. Ma non è che riescono a passare i girini, no, vero? Ok, allora, non è venuta una parete che sia dritta e uguale all'altra. Ma vabbè, non importa. L'importante è che i girini non mi fuggano da qui. Ecco, però ci passano. Aspetta, aspetta. C'è un passaggio. C'è un passaggio. Non devo lasciargli i passaggi. Da quello che ho capito, fuggiranno molto rapidamente. No, ho finito le pareti. Dannazione, devo andarle a rifare. Che pizza. Speravo che bastassero quelle che già avevamo. Ok, ci stiamo facendo un altro paio di paretini e speriamo che a sto punto bastino. Sì, mi muovo col tilacoleo perché siamo molto pigri, io Ginetto. Si sta anche facendo buio, dannazione. Quindi dovremo aspettare domani mattina per far nascere i girini. Che finché si tratta di bestie che si possono accoppiare e far nascere i cuccioli vicino alla base, ok, ma in acqua al buio non posso manco accendermi una torcia, voglio dire, non mi sembra proprio il massimo della comodità. Ok, fa veramente molto schifo, è veramente molto brutta, ma non importa, tanto la dovremo utilizzare adesso solo per far accoppiare i rosponi, dopodiché probabilmente la distruggeremo per recuperarci almeno un po' di materiali, ecco, un po' di materia prima. Va bene, allora aspettiamo che si faccia giorno, intanto andiamo a posizionare le bestiacce qua e poi domani mattina li faremo accoppiare. Cosa, siamo troppo pesanti? Ah sì, scusa, hai ragione. Ok, allora finalmente è sorto il sole, quindi direi, cosa mi stai raccogliendo? No, non devi raccogliere, non devi raccogliere, voglio solo attivare l'accoppiamento alle bestioline, perfetto.
Allora, tu mi sei la femminuccia, quindi sposta in acqua per accoppiamento. Ma sono in acqua? Cioè, devono stare più in acqua? Va bene, le mettiamo più in acqua. Tu sei abbastanza in acqua? No, non sei abbastanza in acqua. Ok. Vi mettiamo nella parte più profonda. Speriamo che basti. Pronto per accoppiarsi. Ok, perfetto. Devono stare totalmente in acqua. Speravo che bastasse... che stessero solamente un pochino in acqua. Invece no, totalmente sott'acqua. Va bene. Però, aspetta, come li faccio fermare? Così. No, 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 no. Ok. Ok. Siete immobili, state amoreggiando. Sì, si sta accoppiando. Perfetto, femminuccia. Quanto mi ci metti? Non tantissimo, dai, un pochino. Va bene, non importa. Allora, iniziamo ad andare a raccogliere un po' di legna, perché se vogliamo creare la nostra base con la Ozocraft, ovviamente ci servirà la quantità immane di legna, tipo legna per tutta la vita e l'eternità. Anche se, aspetta. Ah, grazie che piovi. Aspetta, posso riempirmi? Ah no, sono già piene le borracce. Se no, ho visto che anche quando piove mi posso riempire le borracce. Non era una cosa che mi ricordavo, sinceramente. Ma forse l'ho anche già detta in realtà, in qualche episodio passato, sì. E che cielo nero 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 senza fine. E dicevo, mi sembra una cosa più intelligente aspettare di andare nell'altra base, dove abbiamo vicino intanto le tane di castori, che ovviamente saccheggeremo di tutto il legno. E poi ovviamente abbiamo i nostri castorini, che possiamo mandare alla raccolta di legna, come se non ci fossero domani. Guarda quelli sott'acqua che fanno le cosacce nascosti per non farsi vedere, ma io lo so cosa state facendo, lo so. Ah, per fortuna riusciamo a vedere lo stato dell'accoppiamento anche stando fuori dall'acqua, così non rischio di far morire affogato Ginetto, che io mi dimentico che gli serve l'ossigeno, giustamente. Cioè, una bazzecola, una cosa da niente, l'ossigeno, che sarà mai, dai. Puoi anche farne a meno, Ginetto, voglio dire. Dove? Cosa? Dove? No, scusate, dove sono i girini? Pensavo che buttasse fuori direttamente i girini. Non pensavo che mi facesse l'ovetto. Mio Dio, guarda questo ovetto com'è carino. Sembra un occhio gigante. Aspetta, facciamo spostare un attimo mamma e papà. Congratulazioni, comunque avete fatto un ovetto molto carino. Ma guarda che bellino che è, mio Dio. Ma non lo posso raccogliere, no. Oh, che peccato. Vabbè, meno male che la temperatura dell'acqua a quanto pare gli va bene. Meno male, pensa se dovevamo tipo provare ad accendere un condizionatore qua sotto. Sarebbe stato un po' difficile. Ah, e ci vuole 31 minuti. Ah. Ah. Vabbè. Sì, signori, io mi metto un timer. Nel frattempo al vostro vetto pensateci voi. Vedete di non farlo mangiare da nessuno, non farlo attaccare dalle sanguisughe. Noi andiamo a raccogliere legna con i nostri castori. Mezz'oretta ce la faremo, sì. Speriamo di riuscire a tornare in tempo, mio Dio. Il Quetzal per ora lo lasciamo qui. Quando torniamo... Sì, Ginetto, la mangi, stai buono. Quando torniamo qui per la schiusa dell'ovetto di Rospone, ci prendiamo anche il Quetzal, ma per ora direi che non è necessario. Mancano pochi secondi, pochi secondi. Finalmente abbiamo il girino. Girino o girini? Cioè, ce ne farà per forza tanti o solo uno e forse due? Forse questo dubbio era meglio porselo prima di far accoppiare i rosponi qua, vero? 4, 3, 2, 1 e... Girini, girino, solo uno, ne ha fatto solo uno. Aspetta, sto scendendo lentamente. Ti imprinto se il pulsante compare. Eccolo! Vicino, lui vicino. Aspetta. No, carne, mi serve carne. Quale dei genitori ha carne? Tu hai carne? No, non è carne. Tu hai carne, ti prego, dimmi che hai carne. Sì, carne, ok. Mangia la carne, vero, il girino? Ti prego, dimmi che mangi la carne. Dov'è? Girino? Ah, è qua, ok. Pensavo fosse già fuggito. La mangio, sì, la mangio. Ok, perfetto. Meno male. Allora, tu te ne stai qua senza seguirmi, giusto? Ok. E... niente, io devo fare qualcosa con lui, oltre a tenerlo qui. Oddio, che bruttino che è. È un pochino bruttino, eh.
Vorrei vederlo un po' meglio, ma c'è sta roccia davanti. Stiamo anche soffocando. Stiamo soffocando. Aspetta, 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 aspetta. Scusa, Ginetto, perdonami, perdonami. Guarda che bruttino che è. È bruttino e carino come tanti cuccioli di Arca. Non riesco a inquadrarlo meglio perché non riesco a scendere più di così. Vabbè, non importa, ti vedremo così. Il musetto è carino. Il musetto lo apprezziamo molto, molto dolce, molto tenero, molto carino. Ora, se ti dessi una mossa a crescere, noi ce ne potremmo andare con calma. Con calma, anche se sta facendo notte, a costruire la base sul Quetzal, che io vorrei tanto, tanto, lo sai? Cacchiarola, poi non ci arrivano da qua a mangiare dalle mangiatoie. Quindi, finché non diventa adulto, io non posso mollarlo, sto cucciolo. Ma porca puzzolina. Vabbè, ho capito, vorrà dire che recupereremo un po' di legna qua intorno. Carico Crypto e il Quetzal di legna come se non ci fosse un domani. E poi appena il cucciolotto là dietro è pronto, possiamo partire per costruire la base sul Quetzal. E poi vorrei andare in giro, tipo sulle montagne innevate. Sì, voglio lasciare questo deserto arido. Sì, c'è una cacca di Ginetto che galleggia sull'acqua. E sì, vedo che i rospi guardano la cacca, poi guardano me. Poi guardano la cacca, poi guardano me. Ok, sì, sì, siamo stati noi a fare la cacca. Non sorprendetevi così, dai ragazzi, è normale, la fate anche voi. Allora, il nostro cucciolo di rospo è diventato un adolescente a quanto pare. E è cresciuto parecchio, cioè non è più un gilino ormai. Guarda qui, dove sei? Guarda lì che bestione che è diventato. Guarda, come si muove però? Stai fermo. No! Ma perché sei uscito dall'acqua? Ma sei scemo! No, vabbè, io non ci voglio credere. Mi è morto il... Ma no, 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 io basta, me ne vado, io spengo aria. Cioè, si è suicidato! Ma perché sei uscito dall'acqua? Ma sei scemo! No, vabbè, io non ci credo, vabbè. Ascolta. Porta pazienza. Che tristezza, dopo tutto... Cioè, sono ore che sto aspettando che sta bestia cresca. E poi cosa fa quando finalmente è un po' più grande, esce dall'acqua e muore? E beh, mi sembra giusto. No, vabbè, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Signori, portate pazienza. Questa si chiama selezione naturale. Cioè, se si è suicidato in questo modo, evidentemente non era destino che diventasse adulto. No, ma perché si è buttato fuori dall'acqua? Non gli ho detto seguimi. Cioè, si è buttato lui fuori dall'acqua. Non mi stava seguendo. L'ho messo un attimo solo in modalità muoviti, fai quello che ti pare. E lui cosa fa come prima cosa? Si suicida. Qua c'è un altro facocero morto. Tu sei... Perché? Perché mi è nato un altro cucciolo di facocero che ormai non è più un cucciolo di facocero? Ma porca... La paletta, ma davvero continuano a nascermi bestie a rischiare di morire oppure mi nascono senza dire niente, va bene. No, io veramente sono scioccata. Cioè, istinto di sopravvivenza in arco è pari a zero. Ora questo non riesce manco a seguirmi, ottimo. Così ce la fai, là dietro c'è il rospino che sta sclerando. Questo è bloccato nelle sabbie mobili. No, perfetto, perfetto. Ma vedo che la popolazione di Ark diventa ogni giorno più intelligente, eh. Guarda, guarda quell'altro che è furbo. No, 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 no. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Qua bisogna disinstallare il gioco e reinstallarlo mettendo più intelligenza alle bestie. È possibile? Possibile aumentare il quoziente intellettivo? Lo mettiamo tra i parametri delle creature. Dopo velocità di movimento e torpore aggiungiamo anche quantità di neuroni oppure quoziente intellettivo da poter aumentare all'occorrenza, perché secondo me è necessario a sto punto. Perfetto, a sto giro chi è che ha fatto cuccioli? Quindi sei tu, presumo. Io l'avevo disabilitato a tutti. Io l'avevo disabilitato a tutti. Quindi l'altra colpevole sei tu, presumo. No, vabbè, che nervoso, che stress, che ansia, che fastidio, che tutto. Andiamo a costruire la base, stop. Basta. Basta, andiamocene. Allora, Tilacoleo, tu vieni di qua.
Quetzal, tu vieni con... vieni nella sfera poke veloce. Veloce, non mi fare innervosire. Veloce nella sfera poke. Cioè, ma si è suicidato. No, vabbè, io non ho parole, veramente. Volevo solo vederlo, farlo spostare un pochino, perché così si poteva vedere che era cresciuto un po', invece di essere quello sputo di girino che era prima. E invece di farmi seguire, io gli ho detto, muoviti per i fatti tuoi. E lui che fa? Esce dall'acqua. E beh, è la cosa più furba che si può fare, no? Io continuo a non voler credere a ciò che è successo. Noi faremo finta che tutto ciò non sia mai accaduto. Noi non abbiamo mai provato a far accoppiare i rospi. Non è mai nato un girino. Non è mai morto un piccolo ranocchietto. Tu cosa mi dai? No, non mi serve una cippa, non mi serve niente. Sei inutile, inutile. Vediamo di costruirci la base sul Quetzal e basta. E poi partiamo per lande lontane, per terre lontanissime da qui, da questo luogo di perdizione. Allora, il Quetzal direi di posizionarlo... No, io continuo a pensare a quel cacchio di rospo che si è suicidato. Cioè, non ha senso questa scena, non ha senso. Questo gioco non ha senso. Quetzal qua, mi caghi in faccia, ovviamente, grazie, perfetto. Allora, sì, qui c'è abbastanza spazio, statene lì buono buono. Direi che è il caso di iniziare a costruire. Per tirarci un po' su di morale da questa scena infame e ignobile. Oh, che bello, da quant'è che non tornavamo in questa casetta? Ma sbaglio? Oh, aspetta. Si vede un po' male. Si vede tipo tutto sfocato, è una mia impressione. Boh, vabbè. Allora, un pochino di cose per fortuna le avevamo già pronte. Vediamo di iniziare a combinare qualcosa di buono e giusto. Allora, se non ricordo male... non mi ricordavo che fossero così grandi. Aspetta, allora, io dovrei riuscire... No, ti prego, non mi far sclerare in questo modo, Ark. Allora... La parte centrale qui in teoria la dovremmo lasciare libera, perché come è successo in altri episodi abbiamo visto che ad un certo punto io non potevo più cavalcare la bestiolina. Quindi cerchiamo di mettere questo il più a sinistra possibile senza cadere dal Quetzal. Così è il massimo del bordo su cui posso andare. Ok, aspetta che cerchiamo di piazzarlo dritto. L'abbiamo piazzato dritto, più o meno. E l'altro, io qua come faccio a lasciarmi lo spazio però? Come avevo fatto l'altra volta? Non me lo ricordo. Mi ricordo che avevamo fatto una base con due scalette, tipo. Ah, che scema! La tolgo dopo. Cioè, ma sarò scema. La metto e poi dopo la tolgo. Perché con la Osocraft si può fare senza dover distruggere niente. Giusto, giusto, giusto. Quindi facciamo, tipo... Ecco, ci mettiamo qua così. Se il Quetzal stesse fermo un istante... Dannazione. L'abbiamo messo dritto, più o meno. Ok, va bene. Non importa, ce ne faremo una ragione. Vediamo quanto riusciamo a fare grande... Sto cliccando perché non ti agganci. Ah, ok. Perfetto. Ah, riusciamo ad andare anche... che grandina che viene... Ma davvero, ma poi riusciremo a volare con sta bestia? Viene fin troppo grande la base. Forse non mi serve... No, no, non è vero, mi serve grande la base. Stavo scherzando, ci serve molto molto grande. Proprio perché appunto dovrà starci tutto, fabbricatore compreso, probabilmente anche dei condizionatori per far schiudere eventuali uova, quindi ci serve decisamente molto grande. No, vabbè. Allora, in teoria vedo che la Osocraft mi sta facendo costruire praticamente all'infinito, però io non penso che sia necessario veramente costruire una base così tanto abnorme. Ripeto, secondo me sta bestia poi non si muove più. E io soprattutto ora quale devo tolgo questo? Così, e noi qua riusciamo a comandare la bestiolina. Allora, aspetta. Vediamo di mettere una scaletta almeno, tipo... No, no, non sclerare così, Ark, non sclerarmi in questo modo mai più. Però non mi piace tanto messa lì la scaletta, aspetta. Mi sa che qua di lato... Oddio, come sclera! Qua di lato ci metto delle ringhierine e qua... Volevo metterla qua, la scala... Perché sta sclerando in questo modo? Perché mi sclera così il gioco? Arca, oggi che ti prende? No, la voglio piazzare qui, la scala, Cribbio, guarda come sclera! Ok, allora guarda, facciamo un'altra cosa. Così. Tolgo anche te.
Oh, e così mi fa piazzare la scaletta. Perfetto. E forse la volevo un po' più vicina, però. Aspetta. Aspetta che c'ho un'idea. Cosa c'hai, Ginetto? Fame, sete, sete. Aspetta che forse mi è venuta un'idea che potrebbe essere o un enorme fallimento o una cosa geniale. Allora, se io lascio così e poi aspetta. Tipo mi metto una scaletta qui che va sul collo del Guenzo. Aspetta. Fammi fare la cacchiata per fino alla fine, Ginetto, poi dopo ne parliamo. Ok, qua ci mettiamo una porta finestra così, perfetto. Perfetto. Aspetta, allora, quindi io apro e posso guidare il Guenzo. Allora, non mi sembra una cosa molto sicura. Dovremmo sistemare questa faccenda perché non la vedo molto sicura come cosa. Però intanto potrebbe, perché no, insomma. È così assurdo che potrebbe funzionare, no? Dai, dai, guarda. Ginetto dov'è? Ginetto, aspetta, è sotto le fondamenta della casa. Aspetta. È là sotto, tutto accovacciato sotto le fondamenta della casa. Perfetto. E poi quando scendiamo dalla sella ci porta direttamente dentro casa. Ottimo, ottimo. Io la voglio tenere così questa cosa. Mi piace, è folle, è stupida da morire, ma non importa, noi la terremo così. Dai, guarda che bellino che viene. Guarda che bellino che viene. E si vede che è una meraviglia anche attraverso il vetro della osa. Perfetto, benissimo. Ma per ora il peso non sembra essere aumentato, ma mi vuoi dire che con l'autocraft non gli fa peso alla bestia? Davvero? Quindi ci posso costruire tipo tutto quello che voglio? Allora, da questo lato però ho tolto le fondamenta perché mi sa che mettiamo queste che non hanno la parte sotto che è bruttissima, che sporge, che già così è un obbrobrio a vedersi. Quantomeno nelle parti più esterne invece no, non lo mettiamo. No, perché è veramente brutto a vedersi da sotto. Però vabbè. No, vabbè, viene una base gigantesca. Non me l'aspettavo. Aspetta, 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 vetto, vetto, vetto. Allora, vediamo di finire di mettere le pareti in vetro quantomeno sul davanti. E poi penso che anche qua metterò un po' di pareti in vetro. Non tutte, tutte in vetro, perché ho paura che si rompano troppo facilmente se per caso abbiamo uno scontro aereo con qualche creatura brutta. Cioè, ma ora, per curiosità, no, non la facciamo più grande, però per curiosità, cioè, tu mi fai costruire ancora? Cioè, sì, posso andare avanti, non ci credo. Vabbè, allora, ascolta, ci allunghiamo un attimo sul retro. Ma viene assurdamente grande sta base. Cicci, ma poi tu davvero ti alzi in volo? Cioè, ce la facciamo? Sì. Sì, io non ci vedo una cippa, però sì. Sarà impossibile volare, però. Cioè, non vedrò nulla. No, vabbè, verrà gigantesca, non vedrò una cippa. E per forza mi sa che dobbiamo fare tutto in vetro, altrimenti non vedo dove andiamo. Va bene ragazzoli, direi che la costruzione della base sul Quetzal la finiremo nel prossimo episodio, perché questo episodio è già stato lungo, eterno, è durato tantissimo, ci sono state tante tragedie, tanti suicidi, tante morti, non, in realtà solo una, però tante nascite a sorprese, di nuovo solo una, ma non importa, e ho bisogno di staccare un attimo perché oggi Ark mi sta facendo venire veramente il nervoso più del solito. Quindi come sempre io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao ciao! E mi raccomando, votate anche voi la petizione per aumentare il quoziente intellettivo delle creature di Ark. Chi non firma la petizione è complice. Ciao!